Allora sindaco, dico una parola, no? Del terreno comunale, del terreno comunale che abbiamo pagato. Abbiamo pagato che sono 5 anni, oggi non posso essere lo padrone del mio terreno. Che fine hanno fatto i soldi? I soldi dove che sono non andati? Abbiamo nessuna comunicazione. Allora andiamo sopra e accomodiamo sopra. All'ultimo mi era arrivata una lettera da pagare 8 euro. È una vergogna! Grazie. Mi dispiace che Gesù mi sia
risponde di far pulire le strade del paese, perché ci sono degli angoli che sono diventati dei ricettacoli di sponso. Se vuole io mi offro come guida con la squadra che lei destinerà a pulire le strade, io mi offro come guida per fare la strada, no, scusi, tutta la volta. Allora, per rispondere subito alla prima domanda, innanzitutto ringrazio il Signore per il dono pagato. Tra l'altro, stavo dicendo che non solo la manifestazione, ma l'esasperazione dei cittadini in questi giorni, chi dei cittadini che stanno qui e dei tanti cittadini che non sono qui ovviamente, è esasperato. L'esasperazione è del tutto plausibile e legittima, perché il primo a essere consapevole ovviamente della situazione di degrado luglio,
c'è stata l'ultima riunione con lì, sto parlando naturalmente della questione della raccolta che rifiuti solidi urbani, che è quella più grande. Allora il 9 luglio, se state, scusate, devo urlare se no non sentite, il 9 luglio c'è stata una riunione con l'impresa affidataria e i dipendenti, i lavoratori che sono sul cantiere di Cariati. Finalmente è stato raggiunto un accordo, già da ieri alle 10 è cominciata la rimozione dei fumoli giacenti sulle vie cittadine. Questa rimozione sta continuando, ovviamente il servizio per andare a regime richiederà qualche giorno, questo ci è stato assicurato dall'impresa, quindi io confido che da qui a qualche giorno il paese, le vie cittadine possano essere pulite, diciamo, in ogni dove, libere da fumoli. Dopodiché vediamo di ottimizzare il servizio in una situazione chiaramente di emergenza. Quindi questo servizio è stato sostanzialmente riattivato. Poi qualcuno accennava all'acqua. Il 3 di luglio verso l'una. Il 3 di luglio verso l'una del pomeriggio ho ricevuto un fax dell'ASP che mi avvisava che nella condotta comunale, in diverse fontanine pubbliche, quindi non detto che era tutta la condotta, ma in diverse fontanine pubbliche erano stati fatti dei prelievi con delle analisi ed era stato riscontrato un leggero del resto, una leggera difformità rispetto ai parametri di legge per le escheccherie, se dico bene escheccherie, non ricordo, e per i coliformi. Già dal pomeriggio del 3 luglio l'ufficio ha iniziato le operazioni di disinfettazione e dai controlli effettuati già la mattina successiva i parametri risultavano conformi a quelli stabiliti dalla legge. Lunedì scorso abbiamo avuto Sindaco,
solo una domanda. Due domande. Uno riguarda alla spazzatura. E dall'acqua voglio chiedere un'altra cosa. Un attimo, no, devo aggiungere solo una cosa. Per quanto riguarda la spazzatura, vorrei sapere, a parte il recupero delle buste, dei sacchetti, un attimo di silenzio. Vorrei sapere, per quanto riguarda gli ingombranti, materassi, frigoriferi, cucine a gas, poltrone, divani, cucine, mobiletti che sono sotto le nostre case, dove li dobbiamo buttare e che fine faranno quelli che già sono sotto le nostre case? Primo. Secondo, quella che il sindaco ha detto, una leggera discordanza della quantità batteriologica dell'acqua, vorrei chiedere una cosa. I coliformi sono coliformi fecali, cioè per intenderci sono i batteri che stanno nella cacca. Allora, io vorrei capire, a parte la disinfezione col cloro, ma perché la nostra acqua bianca potabile era contaminata da batteri fecali? C'è un'origine a questa cosa oppure sono venuti dalla... E poi, io so che la semplice disinfezione col cloro non basta per eliminare questo tipo di infestazione. Bisogna fare un'idropressione che, tra parentesi, nelle nostre tubature non è neanche possibile. E poi, questo tipo di infezione che c'era nell'acqua, caro sindaco, io sono farmacista, posso attestare chiaramente, l'avevo già detto a mia madre e a mio padre, che a Cariati l'acqua è contaminata, perché c'è una serie di infezioni a livello del cavo orale e a livello ginecologico che sono eccessivamente superiori alla norma, cioè il 90%, lo posso dire chiaramente, delle donne di Cariati hanno infezioni vaginali, perché noi ci facciamo il bidet con l'acqua piena di cacca. Chi ha delle responsabilità, signor sindaco, deve rispondere di queste responsabilità. Se voi attentate alla nostra salute, il diritto alla salute è un diritto, avete il dovere sacrosanto di dimettervi. Non c'è niente da dire, caro sindaco. Non c'è niente da dire. 10 anni di malgoverno, vergogna, vi dovete dimettere. L'unica cosa da fare è andare via. Dov'è Leonardo Trento? Il vostro capo, dov'è? Il vostro capo, dov'è? Siete solo voi, andate a casa, 10 anni di malgoverno, vergogna, dimettetevi tutti. Ladri, vergogna. Leonardo Trento, dov'è? Dov'è Leonardo Trento? Allora mille fatti, andate via, a cercare voi. Come mai non sono stati fatti i controlli che la legge prevede
nella rete idrica comunale, perché se fossero stati fatti i controlli forse non saremmo arrivati alla situazione comunale. E vorrei che tu garantissi che nel mese di luglio e di agosto, per tutto l'anno, l'acqua sgorghi dai rubinetti di Cariati e non ci sia per nulla. Allora, per quanto riguarda gli ingombranti, ovviamente nella crisi del sistema di raccolto è saltato tutto, c'è un'ordinanza, ma io nei prossimi giorni, a seguito diciamo di un confronto con l'ufficio e con l'impresa, emetterò una nuova ordinanza, perché nell'emergenza c'è bisogno di una gestione evidentemente diversa. Ce la stiamo facendo l'isola ecologica, qua al bar. Sì. Allora, per quanto riguarda invece l'origine dell'inquinamento, innanzitutto vi dico che lunedì ho potuto emettere, sulla scorta dei rapporti di uno studio biologico accreditato, quindi sono certificati pubblici, che attestavano la piena conformità dell'acqua sulla condotta comunale ai parametri di legge, quindi la potabilità dell'acqua, ho emesso l'ordinanza di revoca della precedente ordinanza di utilizzo parziale. Va bene? Poi, per quanto riguarda i servizi essenziali, abbiamo alcuni servizi, sono già stati avviati, altri li abbiamo affidati e naturalmente verranno, mi pare che qualcuno parte oggi stesso, e siamo in attesa della proposta dell'assegnazione di somme per far partire lo spazzamento. In sintesi, sono partiti in questi giorni i servizi di pulizia e di accesso alle spiagge. Di pulizia del canalone. È ripartita appunto la raccolta dei rifiuti solidi urbani, partirà nei prossimi giorni lo spazzamento della marina, perché già Cariati Superiore lo abbiamo, quindi i servizi essenziali sono partiti. Guardate, noi stiamo vivendo anche oggettivamente, per problemi nostri, per carenze nostre che aggravano una situazione comunque di crisi generale, stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà. In questa difficoltà comunque i servizi essenziali sono partiti. Ricordo a me stesso che in tempi di vacche grasse qualcuno ha fatto partire gli stessi servizi ad agosto. Quindi per favore, incontrate a Magarello e a San Leo, potete andare a controllare. C'è qualche altro che vuole, che ha qualcosa da dire al sindaco? C'è qualche altro che ha qualcosa da dire al sindaco? Signor sindaco, posso farti una domanda? Allora, posso dire che qua si è iniziata la polizia di domani. Allora, c'è il convento di Tupaniere, che sono 50 anni che non è stato pulito, e il manto del convento tutto è pieno di pulito. Tupaniere si chiama, che sono la signoria, e ci sono dei buchi 2 metri profondi. L'anno scorso l'avete affidata a Recoposo,
accelerazione, la prenotazione. Allora, siccome non c'è controllo, non c'è stato controllo da parte dell'ufficio tecnico, la prenotazione l'hanno fatto 5 centimetri. Appena prodotto un giorno se l'ha portato tutta la vita. Allora, io non ho fatto messo, spazzato. Poi un'altra domanda. Davanti a casa sua c'è messo spazzato. Ma no, come la mamma. Perché da noi so, da noi c'è, allora, torna dalla spazzatura da suo comare e la porta tu. Per piazzare la piazza vicino a Matteo. Finiamo qui, quando finiamo a casa. Vieni una donna e ti accompagno io. Riga di là e si stanno lavando la faccia. Ma non si manca tu l'assessore consigliere, tu sono l'assessore. Dove sono gli assessori provinciali? Dov'è l'assessore dell'ambiente? Dove sono i consiglieri? Qua c'è solo il sindaco e il vice sindaco. È possibile che la giunta di 10 persone c'è solo sindaco e vice sindaco? È responsabile all'ambiente dov'è? È responsabile al bilancio dov'è? E l'assessore provinciale dov'è? E com'è possibile qua? Siete voi che non siete capaci a votare, siete voi, non è il sindaco, abbiamo avuto i democratici, sono la presenza, abbiamo avuto i socialisti, abbiamo avuto i comunisti, chi è? Persone che ci salvaguardano, chi sono? Trovate se ci sono persone, uno trigolo e non te malano, vedo solo i cazzi loro. Io vivo a Milano da 25 anni. La coppia dei cari attesi, perché 10.000 abitanti ci siete gente con la persona. 10.000 abitanti ci sono gente con la persona. La colpa è dei cari attesi, dovete ascoltarmi, la colpa è nostra, va bene? Io mi aspettavo un'affluenza di persone stamattina e su, non diciamo 10.000, 5.000 ci siamo acchiariati. Stamattina neanche 150 persone siamo qui. Ci lamentiamo, ci graffiamo la faccia, piangiamo, ce la prendiamo con questo e con quello. Io vi dico che siamo fermi a 40 anni. Siamo fermi, cariati, è fermo da 40 anni, a prescindere dall'amministrazione che c'è stata. Perché siamo noi cariatesi che stiamo bene nella melma e ci continueremo a stare. Tutti i politicanti che dovete vergognare, uno è Trigolo e nato in Malanova, si guardano i cazzi loro che vanno al comune e i poveri sommari siete voi a votare, votante e non votante. Come siete con il sindaco, come vede con il sindaco? Sindaco, vuole fare una cosa? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo.